conosco le berlinesi da un punto di vista edilizio, vorrei capire se... Io da un punto di vista... C'è una... ci sono i difensori berlinesi. Ci sono. Sono no. Quelle interrotte per il passaggio delle... Della no, no, le berlinesi sono delle paratie. Le berlinesi di vita sono delle paratie, ma le berlinesi dei disosori sono chiamate berlinesi. Non so perché, non è, tanto è che finché la capisco io la capisci tu, ma non vorrei che poi il comune non la capisci nessuno. Mettiamo la vostra maggioranza, ma io scusa, chiaro di io ho messo disosori fisici tipo berlinesi. Metto in due, ma il tipo si chiama berlinese, lo so, è così. Io preferisco le svedesi, va bene. Vicepresidente Alfonso, solo per dire brevissimamente che per quanto riguarda il discorso delle strade scolastiche car free, abbiamo sollecitato il presidente Simi e io di fare tutto sulla situazione, ancora non abbiamo ricevuto risposta. Ma che comunque sarà nostra premura immediatamente a rientro a gennaio fare una commissione congiunta appunto sul tema in generale delle strade scolastiche e sulla sulle situazioni a partire dalle situazioni più difficili. Grazie. Mettiamo in votazione? No, la replica non c'è. La replica non c'è, che accettavo no. Ma devi prenotare. L'emendamento è stato accettato. Se me lo fa dire sì. Mettiamo in votazione gli emendamenti. Mettiamo in votazione la mozione come emendata. Non ho detto di sì. Non posso dire un no però sì. Mi scusi presidente. Esatto, fase di votazione, se lei cliccasse. Ma io ho schiacciato, anch'io ho schiacciato. Per chiedere la parola. Ma anche in inferno. Se lei fosse continuo a rischiare a portare la votazione quando non avete i numeri. Non ho capito. Anche Marco non ha schiacciato. Che se votare? Allora, siamo in fase di votazione. Vediamo la votazione. Tutto sommato ci hanno perso. 27, volevo 26. Volevo rispondere solamente a Simi. Ascoltarmi, non sei obbligato. Invece di dialogare con i suoi vicini. Ma io non sto parlando con nessuno, se la sapete. Ma non sto parlando con nessuno, sono loro che sta parlando. Io ti intasto. C'è stato un altro emendamento, non lo sappiamo, perché a Newsday ha presentato un emendamento, mi scusi. Se lei, ripeto, si vuole iscrivere, si iscriva a parlare, basta che clicchi, non è complicato, il pulsante solo mi appare miracolosamente sul display. Presidente, stia serena, si calmi perché a Natale diventiamo tutti più buoni. Consigliere Belli, stia tranquillo. Io non sono agitato. Via Sbarbaro, se vuole presentare il punto su Via Sbarbaro, ha la parola. Adesso dà la colpa a me, no, me lo dica, perché io non sto parlando. La mozione la do per letta, tanto la conosciamo ormai tutti, Via Sbarbaro. Presidente, io non riesco. Mi scusi. Gli può dare una un rimprovero? L'ho già avuto. Allora stavo dicendo, la mozione la do per letta,
Considerato che per lavori è stato creato il primo pezzo di via Sbarbaro, senso unico, visto che comunque stava valutando la necessità di rendere la via a senso unico per creare i parcheggi, a sto punto questa mozione chiede di proseguire in senso unico fino all'incrocio di Pasta, in modo tale da avere un riscontro effettivo di cosa può succedere su il senso unico su quella via. Grazie. Consigliere Giustei. Grazie Presidente, sì, io sono d'accordo con la mozione. L'unica cosa è che, visto che la proposta del funzionario dei vigili Ghirardi era di indirizzare il traffico verso la Milano Meda, verso Rubicone da Giuditta Pasta, in realtà quello che è stato fatto in questo momento è il contrario, cioè il traffico esce dalla superstrada e va verso Giuditta Pasta, quindi bisogna chiedere anche che venga invertito il senso di marcia, altrimenti non c'è nessuna prova e nessuna verifica del traffico nelle condizioni attuali. Grazie. Presidente Simi. No, io volevo ricordare a quest'Aula che un mese fa abbiamo approvato una delibera con la quale il Consiglio di Zona ha chiesto, tra le altre cose, di mettere in sicurezza la via Sbarbaro facendo il senso unico. L'abbiamo già detto. Non solo, ma nel frattempo c'è una comunicazione dell'assessore in mezzo alla delibera. Io capisco che, come dicevo anche in un altro intervento, questa amministrazione sta facendo delle cose. Il problema è che, da un punto di vista tecnico, come si dice, dal momento in cui si decide, dal momento in cui si fa, passa del tempo. Allora, su questo tempo, se continuiamo a fare interrogazioni, mozioni, su proposte leggermente differenti, creiamo confusione e non facciamo capire bene all'amministrazione come dice, le cose che vogliamo. Allora, se facciamo delle mozioni per accelerare, diciamo così, se le decisioni già prese evidentemente vanno nel senso giusto, ma se ogni 15 giorni facciamo una mozione successivamente a una delibera del Consiglio di Zona, non ce l'ho qui i miei appunti, ma se non sbaglio non più di un mese fa, esatto, ma proprio per quello, cioè non continuiamo a girarci intorno, non voglio capire l'utilità di fare un'ulteriore mozione che magari dice la prima cosa con una virgola diversa e creiamo confusione agli uffici che poi ci vengono a leggere perché dicono ma allora vogliono un'altra cosa, non vogliono questa, allora si fermano, cioè già si perde il tempo, magari già gli uffici sono solo così rapidi nell'esaminare e nel rendere poi operative le decisioni. Questo non ha capito la mozione, a fare mozioni su risulti poi negativo controproducente, non per niente, perché poi possiamo anche essere d'accordo al momento, ma continuare a fare queste mozioni non aiuta a accelerare i tempi poi della realizzazione di quello che si vuole. Grazie. Meno male. Consigliere. Grazie. No, ma mi sembra che forse non è stata capita la mozione. Se il Consiglio di Zona si è già espresso chiedendo l'istituzione di un senso unico, qua, visto che stiamo facendo i lavori, mi sembra di averlo spiegato, e metà è già senso unico, per cui non è che stiamo chiedendo una cosa diversa, stiamo chiedendo la stessa cosa. Visto che metà via Sbarbaro fino al Civico 6 è chiusa, è un senso unico in entrata da la superstrada, a questo punto possiamo prolungarla fino in fondo e sperimentiamo effettivamente se funziona in senso unico, se crea problemi sulla viabilità, visto che non lo sappiamo e visto che comunque è una zona abbastanza trafficata, non è una cosa diversa, è la stessa cosa che abbiamo chiesto prima.
purtroppo la comunicazione che sarebbe stato istituito in senso unico è arrivata dopo la mozione che abbiamo già, la delibera che abbiamo già assunto, per cui non, secondo me non va a modificare quello che è stato richiesto, per cui non lo so, il Presidente Simone, non è una mozione diversa. Nessuna verifica del testo. E qui non so, valutate voi. Quindi non vabbè, anche scusa, il traffico è messo in tutti. Si è concluso il dibattito. Sì, io ho finito. Metterai in votazione la mozione. L'emozione. I tuoi colleghi non ci sono più. Vediamo la votazione. Favorevoli 8, favorevoli 5, anzi 2 respingo. Hai avuto degli scontri con i tuoi colleghi? Votazione relativa all'incorpo dell'incrocio di Alessandro che è Chiese. Umano. La parola sul firmatario l'ha detta proprio con la terza. Sì, grazie Presidente. Questa mozione riguarda appunto l'incrocio Chiese-Sacca. In pratica si chiede di raddoppiare. Sono io il primo firmatario, grazie. E quindi in pratica, dato che si crea sempre ingorgo su quell'incrocio e il marciapiede è largo, si chiede di restringere il marciapiede e creare una corsia per la svolta a sinistra. Tutto qui, cioè non ho nulla da aggiungere, la mozione è molto semplice, soltanto che ovviamente si farà di, cioè, spero che non sia equivocata come l'altra. Presidente Simi. No, io anche qua ringrazio dei consiglieri che fanno mozioni, ma è proprio che però si fa solo quello che dico io. Cioè, ci sono diverse interrogazioni e mozioni dei consiglieri Pellegrini. Per il quale è venuto questa sera per dire la verità, è stato che la decisione presa di sistemare un corso non sta diciamo, avendo i suoi frutti, perché diciamo, gli uffici sono lenti come la fame. Scusate, condivido diciamo così, l'obiettivo del consigliere della terza, ma anche qua. Continuiamo a ripetere, magari concetti leggermente diversi. Se vogliamo fare una mozione che dice che il comune è lento nell'attuale le previsioni, siamo tutti d'accordo, ma continuare a proporre delle soluzioni su sempre lo stesso incrocio, sempre lo stesso problema che abbiamo già esaminato, ci diciamo anche con per dire nei confronti. Forse perché non è quello che vuole fare. Sì, ho capito, ma come dicevo prima, facciamo una mozione che chiede urgentemente di attuare le decisioni già prese. Visto che, mi sembra aver capito, mi sembra aver capito anche dal consigliere Pellegrini che l'assessore Rozza aveva dichiarato personalmente che attivavano i lavori diciamo entro la fine dell'anno, per cui il problema non è la soluzione, il problema è fare quello che si è deciso di fare, per cui se la mozione è sul svegliatevi, la sottoscriviamo. Se la mozione è facciamo una proposta per risolvere il problema, quando in realtà c'è già tutta una storia che dice già come bisogna farla, mi sembra diversa insomma la questione, se no veramente diventiamo anche noi poco credibili, se dobbiamo fare mozioni sempre sugli stessi 3-4 argomenti. Grazie. Sì, grazie Presidente. No, volevo ricordare al Presidente Simi che le mozioni di Pellegrini vertono tutti sull'incrocio con Fulvio Testi, via Ponale, non con Chiese, per cui
non ne vedo una simile, o almeno, cioè, confrontandomi con Pellegrini non era emerso che la delibera, cioè, la richiesta fosse, sia la stessa. Quindi non so, cioè, mettiamo quindi in votazione. Che risposta? La parte che parla. Chiudiamo la votazione. Presenti 24, favorevoli 7, contrari 16, astenuti 1, respinto. Passiamo al punto 11, mozione relativa alla richiesta di segnaletica per il corso di Piazza Cristiana. La parola al consigliere Agnese. Non credo abbia un problema. Grazie Presidente. Allora, questa mozione solleva il problema dell'incrocio tra via Stesani e via Leasso. Provenendo da sud su via Stesani c'è un incrocio a T che, scusate, se possiamo rimandare dopo la... Consiglieri, per cortesia, magari se evitiamo così di dialogare, così, per favore, grazie. No, ridete fuori, cioè dentro no, ridete fuori. Praticamente il traffico che proviene da sud, su via Stesani, arrivando all'incrocio con via Leafori, viene bloccato perché le auto che devono svoltare sulla sinistra verso via Leafori bloccano le auto che vanno verso nord, verso via Vincenzo Seregno, in quanto ci sono parcheggiate delle automobili proprio all'incrocio, dove generalmente non si può parcheggiare. Quindi già il codice della strada prevede che l'incrocio sia sgombro. Il problema è che, come al solito, anche lì hanno messo in prossimità delle strisce blu e non ci sono cartelli che richiamano il divieto di sosta. A me sembra di aver misurato abbastanza bene la dimensione della carreggiata, della corsia, e credo ci stiano due corsie per senso di marcia. In questo modo è possibile segnare sulla pavimentazione le due corsie, una per la svolta verso via Leafori e un'altra per la direzione nord. Comunque la mozione chiede una valutazione da parte della vigilanza, quindi non impone nient'altro, grazie. Non ci sono altri interventi? Nomino il consigliere Luzzi, quanto che il consigliere Pellegrini è andato via. Cioè, siamo stati un ascoltatore, guarda. Siamo stati senza ascoltatore per questo punto. Prendiamo la votazione. Presenti 26, favorevoli 27, contrari 0, astenuti 0, approvato. Passiamo al punto 12, mozione relativa all'illuminazione del parco della Villa Vita, consigliere Gramanti. Grazie, che venga cambiata l'illuminazione del parco, la di distrutta, che venga cambiata anche l'illuminazione che sia più grande, sia più grande di quello che c'era, diciamo, la realtà di ambulanza che percorrono il parco. Chi è il suo Presidente Motta? Sì, sono per comunicare che abbiamo già deliberato questo, che c'è già il progetto che destina pali di 4 metri in sostituzione degli attuali fari posizionati a terra, per cui non capisco la necessità di rivotare cose già calendarizzate, quantomeno nel programma di manutenzione straordinaria del prossimo anno. Si attende comunque per iniziare i lavori il progetto di A2A che ha
le linee direttive che sono quelle che abbiamo pubblicato, quindi l'iter è partito. Poi spento. Grazie. Vieni, non super nota per te, non è come per te. Figa, c'è un buttino, mi sembra il bambino che non vede. Io stavo già cercando di capire questa cosa, credo che votare questa mozione può essere un'ulteriore conferma di questo impegno che siete preso riguardo al parco. E niente, non mi sembra così. Cioè che è un lavoro. Mettiamo in votazione. Siamo contro il cinema. No, noi facciamo la votazione. Forse Italia è contro. No, perché ci siamo contro le 16, cioè sono di due. Passiamo al punto numero 13, mozione relativa all'assegnazione di parte alla posta di accusa delle schede di atto 42. Grazie, questa mozione è molto articolata e particolarmente. Chiedo che vengano risolte le problematiche legate all'assegnazione dei passi per la sosta della 42, quello che riguarda l'asse della Metropolitana M3 da Macedonia e Mattina. Chiedo appunto che venga assegnato, cioè legato all'assegnazione del passo, non più ai possessori di patente all'interno del numero familiare, ma al veicolo effettivo. In caso di passo non può essere una persona che ha due mezzi o più lavoro. Pur con il lavoro è un altro, oppure pare il mio che una macchina che pagare la seconda riguarda i commercianti, vorrei o anche La seconda richiesta che faccio è che venga assegnato un pass anche ai commercianti residenti nella zona o ai titolari di attività appunto con sede nell'ambito 42. Questo mi sembra assolutamente. Scusami, se togliamo il primo. Dovrebbe essere il primo di chi lavora ha il diritto che questo suo lavoro non sia tassato. Molti hanno la necessità di lavorare con lo stesso lavoro, ma non si capisce perché essi di loro pagare il parcheggio proprio per l'esercizio del proprio lavoro. Considerando anche che molti di questi commercianti, i suoi residenti sempre nella zona 9, quando magari due video l'anno, tre video l'anno, anche forse qualche quartiere, l'area di social, assolutamente non ritengo che sia possibile che paghino la sosta del loro lavoro. Considerato il fatto che nella zona 9 ci sono 4 anni di 9, 10, 43 e 42, si possa fare un ragionamento solo per l'ambito 42 e non per gli altri 3. Cioè sarebbe perlomeno singolare che noi decidessimo una cosa diversa per un ambito rispetto agli altri 3 presenti sullo stesso territorio della zona. Secondo, come ripeto, ci sono già delle situazioni simili anche nelle altre zone, per cui creeremo la coda dei cittadini che chiedono la stessa cosa per le altre zone. Non possiamo, tutti questi provvedimenti sono volti a limitare l'utilizzo dei posti disponibili, per cui uno che ha due auto intestate ad una sola patente, ancorché è un caso abbastanza difficile,
perché generalmente in una famiglia ci sono due auto ma anche più di una patente. D'altro canto non possiamo neanche metterci a distribuire passi limitati, altrimenti l'effetto che si vuole ottenere, cioè quello di liberare posti per la sosta dei residenti, perderebbe efficacia. Quindi io sono totalmente contraria a votare questa mozione favorevolmente. Grazie. Grazie Presidente. Sì. Sì, no, io volevo premettere una cosa. Allora, so che l'amministrazione centrale sta valutando all'interno degli ambiti che abbiamo noi una eventuale un'analisi delle nuove società che c'è, ci sono negli ambiti, non solo dal punto di vista della posizione delle strisce blu che, come sappiamo, creano dei problemi in alcune zone, ma anche eventualmente anche riferimentare gli ambiti laddove magari ci sono delle questioni un po' particolari. Su questo sicuramente c'è da lavorare. Ancora lì. Per quanto riguarda quei temi della mozione in particolare, ricordo che le modalità con cui vengono rilasciati i pass sono modalità stabilite in forma identica per tutta la città. Cioè non è che sono delle modalità diverse in zona 9, in zona 6, in zona 1, in zona 2. La modalità di rilascio di pass in ambito di residenti è normata da una delibera comunale che è fatta uguale per tutti gli ambiti. Che poi sia giusto o sbagliata non lo fa in anime. Quindi questo è un aspetto, diciamo così, in generale. Per quanto riguarda le attività produttive, in realtà ci sono delle agevolazioni per i commercianti. Non è che non ci sono le agevolazioni, ci sono, perché i commercianti possono accedere a dei pass a un prezzo molto basso, molto ragionevole, che tra l'altro per un'attività economica è un costo che si scarica tecnicamente, per cui evidentemente non si fa i conti, d'altronde quelli che abitano, scusate, che lavorano in centro da 30 anni, che non fanno più lavoro in automobile, se ne sono fatta una ragione. Non è che una risorsa impiegante presente per il pass per andare a lavorare in auto, evidentemente. È arrivata la metropolitana anche qua come inquietante, per cui da questo punto di vista l'attività economica uno si fa i suoi conti. Sui residenti invece la regolamentazione è quella che diceva prima anche la vicepresidente lo consolo, serve per regolamentare la sosta e per evitare il proliferare e l'uso dell'autoveicolo. Allora, io mi rendo conto che magari ci sono dei casi delle famiglie che hanno situazioni di più diciamo, veicoli intestati, soprattutto magari non hanno solo veicoli di trasporto persone ma hanno veicoli commerciali, oppure magari uso un promisco come usa molto per sono molti SUV per esempio che sono in particolare molto caro per ridurre il costo dell'immatricolazione, dell'assicurazione. Però signori, uno si fa i suoi conti, cioè chi compra la bicicletta e chi compra 5 auto, insomma. Cioè, lo vedo un po', cioè, come i residenti hanno diritto ad avere il pass per la propria auto. Se uno fa collezione di automobili, insomma, sì, ne faccio la ragione, insomma. Non so cosa dire, mi spiace, però. Stiamo cercando di limitare l'uso dell'auto in città laddove arriva la metropolitana. Ma questi sono i residenti. Ho capito, ma uno che è residente, se colleziona automobili, una ha diritto a parcheggiare gratuitamente, l'altra la mattina, dalle 8 alle 13, eventualmente se la posteggia del station blu paga 80 centesimi, 8, 5 per 8, 40. Facciamo così. No, siccome non già non paga abbastanza tasse che gli avete messo. Grazie Presidente Simi, sì, e avviamo. Grazie Presidente. Questa mozione mette
mette abbastanza in evidenza tutti i limiti della gestione con la quale la gestione che si sta facendo sulle strisce degli ambiti a Milano. E attenzione, io sono fermamente convinto che laddove ci sono i box, un residente quando si deve avere 3-4 macchine può anche cercare di comprarsi il posto. Ci sono delle situazioni come la Comasina o alcune condizioni in Napoli, i box non ci sono. Non ci sono e oggettivamente i residenti non sanno dove parcheggiare. I residenti non sapendo dove parcheggiare cosa fanno? Parcheggiano tutta la cosa, lo trovano il posto. Però il peccato che loro hanno i pass, quelli che ce li hanno, i fortunati che ce li hanno, riescono a parcheggiare. Invece chi ha un pass solo e ha magari due macchine, perché una è piccola per muoversi in città e l'altra magari serve per gli spostamenti grossi, ci sono alcuni esempi qua dentro. E non è detto che entrambi i coniugi abbiano la patente, perché magari ci sarà solo una persona. Serve la patente per avere il pass. Danno un pass ogni patente. Se io ho una Smart e una Station Wagon, a me danno un pass solo. Perché? Fanno bene? Vedo i cittadini che ce li hanno. In compenso vengono a Milano un sacco di gente che parcheggia liberamente, o cani o furgoni. I furgoni, ci sono un sacco di furgoni parcheggiati da dove dovrebbero essere parcheggiate le macchine, assolutamente, tranquillamente nei posti per i residenti, cioè per questi CLU, senza mai pagare il parcheggio. E nessuno gli fa mai niente. Questo è perché la gestione è completamente sbagliata. Non solo, adesso cosa fate? I domiciliati devono anche pagare 250 euro a macchina perché avete deciso di far cassa anche su questi. Adesso io non lo so, questa gente già è pavinando per pagare le tasse, in più gli chiediamo altri 250 euro per avere il diritto di parcheggiare la macchina sotto casa sua. Se questa è una roba normale, non siamo. Cioè, ormai la prossima volta che dovete tassare è rimasta solo l'aria, la prossima è l'aria, dopo questa è rimasta solo l'aria. Sappiate che poi la gente si arrabbia veramente. Anche il disagio è però 250 euro è per il costo, il disagio è più basso. Se questo è il momento in cui si parla di crisi economica, di difficoltà delle famiglie, difficoltà di arrivare alla fine del mese, la gente si lavora con la macchina. Chi si può permettere 2 o 3 auto, con quanto costa un'auto all'anno? Solamente di assicurazione, volo, eccetera. Benzina. E benzina. Adesso ci preoccupiamo di chi ha 3 o 4 auto in una città dove il problema è della elevata motorizzazione rispetto alla qualità del servizio pubblico che, nonostante il nostro carattere, è uno dei livelli più alti del nostro paese. Allora, delle altre città europee, delle altre città europee, il tasso di motorizzazione è molto più basso. La sosta è a pagamento per tutti nelle strade del centro e della città, tranne di quartiere delle bandiere a Parigi si può posteggiare senza pagare e tutti sono obbligati nel momento in cui arriva in città a mettere le maschere nei garage o nei parcheggi dipendenti a pagamento. Allora, io non è fatto da Bianchi, non torna, è assurdo, perché se non paga il furgoncino della persona che viene a Milano, tantomeno pagherà la macchina del milanese messa in divieto di soldi. Non è che il vigile fa una distinzione tra chi viene a Milano e a Milano. Il problema del controllo della sosta e della sanzione è un problema reale. È un problema reale. Però poi, ovviamente, in questa aula, nel momento in cui i vigili vanno a mettere le multe, giustamente, facessero qualcosa in più sarebbe auspicabile che il vigile facesse il suo mestiere, ecco, sarebbe molto auspicabile. Non vorrei che poi si facesse una mozione contro il vigile vampiro che salassa i poveri milanesi che con il loro sub
di servizio che è come una macchina che si è stata siamo il fatto che ci siano delle misure che servono a limitare lo stesso metodo studio, utilizza il metodo studio, servono anche a affrontare un problema grave che non è stato citato in quest'aula. Siamo a più di 10 giorni con i livelli di inquinamento del PM10 sopra la soglia di inquinamento, sono al doppio di quella che è la soglia di inquinamento. Perché a Natale si fa finta di niente, ma i nostri coloni lo stanno facendo finta di niente. Neanche quelli dei vostri figli, dei nostri figli. Grazie, da suo gruppo Veloni, consigliere Megramanti. Rotti polmoni. Grazie. Io sono abbastanza, diciamo, stupito dal tono di certi interventi, che neanche io non capisco perché io chiedo di soddisfare, diciamo, o comunque segnalo le esigenze che a sua volta sono state segnalate nei miei cittadini, e qui la maggioranza non fa altro che giudicare la giustezza delle loro richieste. Io non vi ho chiesto neanche un giudizio sul caso in cui qualcuno ha due macchine e non due patenti, che possono essere molteplici, e non mi interessa neanche andare a specificare tutti. Non sono neanche rappresentante dell'Associazione Nazionale dei Collezionisti d'Auto, quindi non è che chiedo dei miei elettori collezionisti d'auto di andare a mettere un passo. Io chiedo le esigenze, diciamo. Non lo chiede per lui. Io non ho compreso nessuna macchina, quindi stia tranquillo, Presidente. Io chiedo semplicemente che delle esigenze reali dei cittadini vengano ascoltati, e dei motivi sinceramente non mi interessa, nel senso, se loro mi chiedono una cosa, se mi si chiede e gli chiedo una cosa del genere, perché le esigenze sono reali. Banalmente, io un caso lo voglio fare, però. Se uno ha una macchina per lavoro, che vediamo che è un bel fiascuno, io immagino che sia difficile andare a prendere pane al mattino o andare a comprarsi un paio di scarpe con il fiascuno, magari può prendersi qualcos'altro, magari può avere anche un altro appunto di bianco. Ed è il caso che tutte e due i veicoli, essendo le sue necessità, per esempio, siano, diciamo, non devono subire una tassa sul loro parcheggio. Sulla questione dei commercianti, voglio sommare anche a considerare questa cosa, perché a me sembra assurdo che un lavoratore, ma non solo commerciante, ma anche qualsiasi altro indipendente, anche baronino, debba pagare il parcheggio alla sua auto quando va al lavoro. Questo si scarica tutto, comunque un peso che va ad incidere sul bilancio, e soprattutto in momenti di crisi, diciamo, il commercio in città non è mai stato certo favorito, mai comunque aiutato, agevolato. Sarebbe un bel segnale, diciamo, andare ad aiutare i commercianti delle zone, sgravandoli di questa che è comunque una spesa che rientra nei loro bilanci. Mi sembra una cosa logica, e semplicemente anche si tratta anche di diritto di lavoro, diritto alla libera impresa, di non tassare questo tipo di necessità. Io dico solo questo, poi prendo atto delle motivazioni e niente più di discorso. Grazie, vorrei fare la dichiarazione di voto. Nonostante la incorporata replica del proponente, come condivido pienamente quanto esposto dalla proponente, il mio voto sarà contrario, se non viene contrario. Grazie, mettiamo in votazione. So che esistono quante firme per discutere la mozione presentata all'inizio di seduta dal capogruppo Rivio. Chiudiamo la votazione. Favorevoli presenti 25, favorevoli 4, contro 19, astenuti 2, respinto. Passiamo appunto alla mozione urgente presentata all'apertura di seduta dal capogruppo Crivio, salvaguarda dei consultori cittadini del servizio di andrologia. Andrologia. La perletta che devo dare.
Bravo. Mettiamo in votazione la proposta. Vabbè, Letta. Ciao Letta. La do per Bip. E le apostrofo è Nicoletta. Allora, buon Natale. Anche a voi. Guarda, ci sono ancora un po' di confusione. Buon Natale. Presenti 24, favorevoli 24, contrari 0, approvato, era l'ultimo punto di discussione questa sera, la seduta è chiusa.